Dopo Poznan, la popolazione ungherese reclama la rimozione di Rákosi e lui, per tutta risposta, chiede a Mosca l'arresto di Nagy, presentandolo come l'ispiratore vero della contestazione. Ai primi di settembre, gli scrittori chiedono la totale libertà della letteratura e in ogni università si aprono circoli di discussione. Il 6 ottobre più di 300.000 persone sfilano per le vie di Budapest. Sono studenti, operai, artigiani, membri del partito e cittadini comuni. Poi, in Polonia, il 21 ottobre, dopo un duro braccio di ferro in seno al comitato centrale del Partito Comunista Polacco, viene eletto segretario Gomulka, che nel suo discorso di insediamento afferma, tra l'altro, che i tumulti di Poznan non sono stati una sedizione controrivoluzionaria, ma l'espressione del legittimo malcontento dei lavoratori. Tutto fa pensare che nell'est europeo si stia aprendo uno spiraglio di libertà. Il 22 a Budapest, il circolo Petofi elabora i punti che devono servire da programma per la manifestazione proclamata per il giorno dopo in solidarietà con la Polonia. Si chiede il ritiro delle truppe sovietiche, il ritorno al governo di Nagy, elezioni libere e scelte economiche che guardino alle esigenze reali dell'Ungheria. Ma il 23 la situazione precipita. La manifestazione assume sempre più le caratteristiche di un'insurrezione. La gente si riversa nelle strade. I manifestanti distruggono la grande statua di Stalin e danno alle fiamme le librerie che vendono testi sovietici. Il clima peggiora ancora quando la radio ha la cattiva idea di trasmettere un messaggio con cui si ricorda il debito storico che gli ungheresi dovrebbero sentire verso l'Unione Sovietica. La folla è inferocita, circonda la sede della radio, qualcuno è già armato e l'AVH, il servizio di sicurezza che presidia l'edificio, incapace di controllare la situazione, perde la testa e spara dalle finestre sui dimostranti. È un massacro. Si riunisce in tutta fretta il comitato centrale del partito, emana due disposizioni contraddittorie. Affida il governo a Nagy, ma chiede anche alla guarnigione sovietica di intervenire per ristabilire l'ordine. Il 24, mentre l'insurrezione si estende, vengono prese d'assalto altre caserme da cui escono fucili e mitra, mentre i gruppi armati prendono possesso della città. Viene proclamato lo sciopero generale. Il 25, Guéraud, il segretario del partito, è sostituito da Kadar, che allontana gli stalinisti e invita la popolazione a deporre le armi. Ma gli scontri proseguono per altri 5 giorni. Sempre più violenti. Una morte indiretta. L'uomo con il camice bianco, forse un medico, è colpito mentre cerca di ripararsi dietro a un carro strappato ai russi. Finalmente, il 29 ottobre,
i russi abbandonano Budapest. Sembra che la rivoluzione abbia vinto. Nagy il 30 annuncia il ritorno al sistema democratico. Viene formato immediatamente un governo quadripartito che comprende comunisti, socialdemocratici, contadini e piccoli proprietari. Ed è liberato un altro coraggioso oppositore del regime, il cardinale Mizenti. Vengono alla luce i cimiteri segreti della polizia politica. E le prigioni sotterranee, complete di camere di tortura. La giustizia degli insorti è implacabile. Gli aguzzini sono linciati e i loro corpi abbandonati nelle strade. Questa sequenza fotografica mostra l'esecuzione sommaria a colpi di mitra di alcuni uomini della polizia politica. E intanto mani pietose depongono sulle tombe dei caduti croci, fiori e piccoli lumi. Budapest piange i suoi morti. L'Ungheria è libera. I tricolore sventolano ovunque, sui carri strappati ai russi che percorrono la città carichi di gioia. Nelle strade, dove si bruciano i simboli del regime e già si sogna un futuro di libertà. E ora tocca a Imre Nagy trattare con i russi. Chiede autonomia, elezioni libere, neutralità e denuncia del patto di Varsavia. I russi si dicono disposti a trattare, ma intanto i carri armati sovietici stanno bloccando le frontiere magiare e l'Ungheria è già stretta in una morsa d'acciaio. Mentre all'est si soffre e si combatte per la libertà, sembra che il mondo occidentale viva su un altro pianeta. L'Italia è in pieno boom economico. E la corsa al consumismo è già cominciata. Né notizie. Le persone della sinistra italiana allora avevano una profonda repugnanza verso la televisione, che consideravano uno strumento del capitalismo. E io penso che perfino il giornale del Partito Comunista Italiano, l'Unità, non avesse nel suo edificio un apparecchio televisivo per seguire anche questi avvenimenti che, ripeto, visti erano molto più emozionanti che non uditi con le notizie della radio o con le notizie delle agenzie di stampa. Secondo me è stato importantissimo il contributo della televisione, cioè delle immagini, perché le immagini hanno un potere di convinzione che le parole difficilmente possiedono in certi casi. Dopo il ritiro delle truppe, a Mosca la situazione è considerata gravissima. Assieme alla vittoria dei riformisti in Polonia, un'Ungheria filo occidentale e democratica avrebbe costituito un pericolo troppo grande per la stabilità dei paesi satelliti. Frattanto, dai partiti comunisti occidentali non arriva solidarietà per la rivoluzione ungherese. Il 30 ottobre Togliatti manda una lettera al Cremlino, nella quale definisce reazionario il governo Nagy e fa sapere anche che il direttivo del PC vorrebbe sostituirlo con Di Vittorio, il segretario della CGIL, che ha assunto invece una posizione critica sull'intervento sovietico.